Ci siamo? Piepoli, Folino. Vico. Tripiedi. Di Stefano, Formisano, Marti, Giorgetti, Giacomoni. Abbiamo votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Onorevole Zolenzi, intende intervenire sul successivo? Allora, intanto lo annunciamo, è l'1.23, chiede di intervenire l'onorevole Zolenzi, prego. Sì, grazie Presidente. È un emendamento semplice, ma che riguarda il cardine un po' di questo provvedimento. Cioè, non è possibile mettere come secondario il dato ambientale, ci sono il nono decreto. E 9 come gli inceneritori che vuol costruire il Ministro dell'Ambiente Galletti, e appunto la trasparenza di questo decreto si manifesta con la trasparenza del Ministro Guidi, che non, appunto, noi non riusciamo a vederla, però non posso tener conto anche degli dati ambientali se per 9 decreti almeno formalmente è stato scritto che c'è da tener conto dei dati ambientali. Adesso abbasso i toni e dico che tenendo conto anche dei dati ambientali, io penso che sia un ulteriore dato inaccettabile. Si vuole dare un verosimile finanziamento di Stato a qualcuno che non si sa chi è, però perlomeno che il dato ambientale debba essere prioritario, penso che sia il minimo, se no tutte le premesse e la relazione del provvedimento davvero diventano carta straccia. Grazie. La ringrazio, non ho altri interventi. Dichiaro aperta la votazione col parere contrario di Commissione e Governo, favorevole al relatore di minoranza. Archi. Fanucci, Di Stefano, Gelmini, Richetti.